È così, professoressa Ornella Mariani, è così? Buongiorno, buongiorno. Ho sentito Concitazione in studio mentre prendevo il caffè, quindi sono ancora un po'. No, sono io e te, perché qua in studio ho nessuno, ma sono le persone che chiamano e sono tutte preoccupate. Qualcuno dice che sono felici per la vittoria di Conte, tanti dicono: La ma quale vittoria di vittoria? Conte? La vittoria di Conte? Sì. La vittoria di Conte è il più grande atto di impostura che in questo paese si potesse registrare. È Perché? uno scandalo. È una vittoria che va bene solamente ai subornati, agli indottrinati, ai deficienti, agli imbecilli e soprattutto ai mascalzoni. Perché non... Conte, se fosse stato competente, ma per me Conte, vabbè, non esprimo giudizi, non a quest'ora. Ecco, avrebbe potuto far tremare veramente l'Europa e mettere in ginocchio la Germania se avesse avuto una dignità. Intanto non ha portato a casa niente, perché questo denaro, se arriverà, comincerà ad arrivare alla fine del 21, alla fine del 21. Ma che cosa Fino alla, e, accadrà? fino, no, e fino alla fine del 21 io domando a te e alla gente come e di che si vivrà in questo paese. Fino alla fine del 21, con l'autunno che ci aspetta, come si vivrà? Questo non ce l'ha Però detto. c'è stato un... Nel frattempo però ha reclutato un'altra task force di incompetenti come lui che ci costeranno senza limiti di tempo, 800 euro al giorno ciascuno, per non dire e non fare nulla se non turlupinare gli italiani che non hanno alternative se non l'assalto al palazzo, capisci? Non se ne può più, non se ne può più. Ma scusa Questo Ornella, buffone, c'è stata... lasciami dire, che si presenta con la mascherina tricolore sulla faccia, quando Zangrilli ha detto ieri basta con questa farsa. La mascherina tricolore per sputtanare e svendere l'Italia a un cafone olandese che viene a decidere come gestiamo in casa nostra quello che è il nostro denaro. Però ha avuto il plauso del Presidente della Repubblica. Ah, ma è normale, perché così, ha avuto il placet del Presidente della Repubblica, perché come ho scritto ieri, questo è il gioco dell'oca, il grande vecchio di cui si parlava molti anni fa, diversi lustri fa. Dov'è questo grande vecchio? Chi è il regista di questa devastazione ignobile, pericolosa, mostruosa? Chi è il regista? Dicono Napolitano. Ma che Napolitano c'ha 250 anni, conta quanto il 2 di piccolo e quando la carta è aria. E chi è? Ma guarda, è Mattarella che deve spiegazioni agli italiani. Mattarella deve spiegazioni agli italiani. Mattarella ci deve raccontare che cosa è veramente accaduto nel CSM. Mattarella ci deve raccontare perché questo esecutivo non va a casa. Mattarella ci deve raccontare perché non ci fa votare. Mattarella ci deve raccontare cosa c'è veramente dietro il Covid che ha sterminato non solo 35.000 persone, ma l'economia di questo paese. E mi dici tu, con questa economia, come potremo onorare il debito contratto ieri? Questo significherà che quando non lo potremo onorare, tu sai quali sono i passaggi tecnici, a parte il fatto che siamo sostanzialmente commissariati e abbiamo la troica in Italia, l'Italia sarà ceduta in cambio del debito non pagato. Stessa storia della Grecia, insomma. Ma di peggio, peggio. Perché vedi, non è che io voglia consolarmi, Vito, ma la classe politica squalificata che abbiamo noi non ce l'hanno neanche in Burundi, capito?
Sì. La Grecia ha qualche rigurgito di dignità, lo ha anche mostrato. La Grecia ha fatto le barricate per liberarsi di tutta la freccia che viene volontariamente importata. Questa la Morgese, per esempio, che manda i droni a inseguire la mamma col bambino sulla spiaggia, o un runner che corre per conto suo e poi tiene in circolazione libera un sacco di gentaglia ufficialmente infetta. Ma a che gioco stiamo giocando? Ma a che gioco stiamo giocando? Con ministri improvvisati, e non è solo un fatto di quinta elementare, è un fatto di mancanza di buonsenso. E siccome non si può essere cretini fino al punto in cui mostrano di essere cretini, vuol dire che dietro c'è altro, vuol dire che questi prendono soldi per distruggere il paese, prendono soldi, non c'è niente da fare. Non c'è un'altra, non, noi non abbiamo più da ieri una speranza, non abbiamo più una speranza. E allora in cambio di questo hanno avuto qualcosa. Questi sono i servi del più abietto mondialismo, il più abietto, il più mostruoso, il più abominevole. Questa è gente che si accinge a rapinare col pretesto del Covid l'innocenza dei bambini, manderà i bambini fra un mese a scuola con gli scafandri, ma sono impazziti. Questa è gente che sta alienando le relazioni sociali, le relazioni umane. Questi sono dei pericolosi criminali. E quindi Mattarella assiste a tutto e tace. E cosa dobbiamo aspettarci? Cosa dobbiamo... Ornella, cosa dobbiamo aspettarci allora? Guarda, io non so cosa dobbiamo aspettarci, so cosa dobbiamo augurarci. Dobbiamo augurarci la guerra civile, perché altrimenti questo ciarpame non libererà il paese, non andrà via. O così o siamo tutti vocati alla eutanasia. Mamma mia. Vabbè. Perché il quadro è disperante, non è più solo drammatico, disperante. Il successo di questo buffone, quale successo? Ma solo un mistificatore può ribaltare una sconfitta in un successo. Ieri è stata umiliata l'Italia, capisci che c'è qualcuno che viene a decidere che le nostre riforme, intanto che l'erogazione dipenderà da quanto le nostre riforme convinceranno loro, quindi loro decidono a casa nostra che riforme dobbiamo fare, e se poi le riforme non gli piacciono non ci danno i soldi. Ma il problema non è questo, Vito. Intanto come si arriverà alla fine del 2021? E poi quali riforme faranno? Faranno fare le riforme come le pagliacciate di Colao con i monopattini che stanno producendo solo disordine e morti? Mamma mia. Un altro esperto, anche Colao? Allora tutto, vedi Vito, noi possiamo discutere tutta la vita di questo sedicente avvocato del popolo che è diventato l'avvocato dei delinquenti dell'alta finanza contro il popolo. Ma il problema non è lui, sarebbe dargli un ruolo e un'importanza che non ha. Non è nessuno, è un guitto orchestrato. Il nostro problema è il Quirinale, è un presidente che dà la più alta onorificenza della Repubblica a un mascalzone che dice che le foibe sono una balla, capisci? Capisco. Tanto per farti un esempio, è un presidente che consente alla Morgese, senza chiederci spiegazioni, di far imperversare sul territorio gente che viene ufficialmente malata, che rifiuta le quarantene, e rifiutano le quarantene, e noi siamo stati 3 mesi agli arresti domiciliari. Gente come Bonafede, che ha messo e rimetterà in libertà altra gentaglia. Ma di che cosa stiamo parlando? Mamma mia. Di quale paese? Ma nemmeno in una repubblica precolombiana si sarebbe visto questo schifo. E siccome questo non è solo uno schifo fine a se stesso, ma è uno schifo con risvolti criminali, perché sottende ad un piano preciso,
questi vanno cacciati, come disse Pertini, c'è una motivazione anche ad armarsi di pietre e di randelli quando la democrazia è in pericolo. In Italia la democrazia non è più in pericolo, la democrazia in Italia è fottuta. Questo è tutto, va bene. Solo questo, non c'è altro. Allora le spiegazioni vanno chieste al figlio di Bernardo Mattarella, a nessun altro. Dopodiché c'è solo da sperare, ripeto, in un rigurgito di dignità di questo paese, che la gente che non mette insieme il pranzo con la cena fra due mesi, alla fine dell'estate, veramente sarà alla canna del gas. Voglio vedere come penseranno di contenere l'ondata di fame che arriva. Ma quali riforme? Ma con un'economia che non c'è più, quali riforme vuoi fare? Come puoi garantire l'onore al debito che hai contratto? Come puoi? Tu sai che scientificamente è stato voluto il tracollo della grande economia e anche della piccola impresa italiana. Ma quando tu c'hai una che faceva la commessa e mo fa il ministro o il viceministro, ma di che stiamo parlando? Pazzesco. Ma di che stiamo parlando? Ma cosa capisce questa gente? Questo fa il viceministro dell'economia e dice ai ristoratori di cambiare mestiere. Ma questa di economia sa l'economia domestica che si faceva in quinta elementare ai nostri tempi. È un atteggiamento irresponsabile e provocatorio. Non è l'atteggiamento etico e culturale, viva Dio, di chi ha la gestione di un paese. Questo è ciarpame. Questo è ciarpame. Mamma Io sono mia. Sconvolta perché, ripeto, sai, poi ciascuno di noi purtroppo verranno fuori, Vito, le differenze. E quelli che non vivono di Stato, e quindi hanno ragione di non essere tranquilli, dovranno fare qualcosa. Penso anch'io. Dovranno fare qualcosa, perché non sarà certamente la Caritas a risolvere il loro problema o a comprare le scarpe ai figli o altro del genere. Vabbè. Non se ne può più. Ornella, grazie. Grazie a te, Vito, un saluto a tutti quelli che ci ascoltano e spero, nel dare la mia solidarietà a tutti, perché darla a tutti significa darla anche a me stessa, siamo tutti nella stessa barca e non è quella di Conte, che quella possa affondare con la Morgese sopra. Ecco, un saluto a tutti e la mia solidarietà a tutti quelli che soffrono e a quelli che ancora non sanno quali sofferenze dovranno affrontare.